Ci dedichiamo oggi al dolore intimo, sessuale, che rovina la vita di tante donne e di tante coppie. Mi piace riflettere con voi sull'importanza di questa sfida che ogni medico e ogni psicologo dovrebbe oggi considerare, come diceva Alexander Luria, la sfida di ricomporre la frattura che ha percorso tutto il Novecento tra una medicina senza anima e una psicologia senza corpo. Questa visione è ulteriormente perfezionata nel dire che la nostra mente è incarnata nel corpo in movimento e nel vaginismo noi troviamo esattamente, perfettamente rappresentato proprio come la mente possa influenzare profondamente il corpo fino a portarlo a opporsi totalmente a un rapporto anche desiderato. Ho dedicato, potrei dire, tutta la mia vita professionale a studiare il dolore e in particolare il dolore vulvare. Insieme al professor Filippo Murina ho pubblicato articoli e libri, anche questo sul dolore vulvare, dove potete trovare, per chi lo desideri, un approfondimento veramente articolato di tutti gli aspetti che discuteremo in questa e nelle prossime conversazioni. Vaginismo innanzitutto è la persistente o ricorrente difficoltà della donna, difficoltà ad accettare il rapporto sessuale. È caratterizzato da due aspetti fondamentali. Il primo, l'iperattivazione nel cervello di un centro che si chiama locus ceruleus, punto blu, come lo descrivevano gli antichi anatomisti, che libera noradrenalina, che è il neurotrasmettitore dell'allarme. Ecco che allora capiamo perché in quei momenti questo neurotrasmettitore che imperversa, potremmo dire, non solo nel cervello, ma anche muove il sangue, il cuore, i muscoli, il respiro, crea che cosa? Ci crea la tensione muscolare, una sudorazione fredda, il cuore che batte a mille, il respiro affannoso e una risposta proprio di avversione pubblica. Ma proprio perché la mente è incarnata nel corpo in movimento, ecco che l'altra caratteristica del vaginismo è questa contrazione muscolare di difesa, perché l'allarme porterebbe o a fuggire oppure a comunque chiudersi. Poi ci possono essere i fattori psicosessuali, che sono dei fattori che possono contribuire sia a peggiorare il panico sia a peggiorare la contrazione muscolare. Se andiamo a vedere a chi succede più frequentemente questo problema, individuiamo un gruppo di donne a rischio, che sono le donne che sono più ansiose, che hanno un'ansia, diciamo così, caratteriale di personalità, quella che viene chiamata ansia di tratto, che ha una grande base genetica. Su questa vulnerabilità maggiore a agitarsi di fronte a qualsiasi evento o a eventi particolari, ecco che c'è poi il locus ceruleus che è ancora più reattivo, in particolare su eventi o verso situazioni che ha considerato la nostra mente come pericolose, in questo caso il rapporto. Ecco che allora tutta la risposta d'allarme si manifesta poi con queste contrazioni di grande difesa, ma la partenza nella mente si estrinseca immediatamente nel comportamento muscolare. Ed ecco che allora comprendiamo molto bene perché sia fondamentale osservare non solo tutti i muscoli del corpo che si contraggono quando abbiamo paura o panico, ma in particolare quello che succede nei muscoli che chiudono in basso il bacino, in particolare al muscolo elevatore dell'ano, come lo chiamiamo noi medici. E questo ci spiega una cosa importantissima, perché queste donne, oltre ad avere dolore al rapporto, se riescono poi ad averlo, abbiano anche frequentemente sintomi urinari e le cistiti dopo rapporto, ma anche per esempio stitichezza. Ecco che allora questa attenzione a come il corpo esprime i messaggi della mente ci aiuta anche poi a trovare le modalità giuste per curare, lavorando in parallelo sulla chimica del cervello, sulla psiche, ma anche sulla muscolatura. Certamente abbiamo poi cause psicologiche che possono peggiorare i sintomi, in particolare le inibizioni educative o religiose, la sopravvalutazione o l'ipervalutazione della verginità, meno frequentemente abusi verbali, fisici o sessuali. E qua c'è l'aspetto importantissimo che desidero dare non solo alle donne come possibilità di auto-osservazione, ma anche ai partner. Come il corpo in movimento ci dice la sofferenza psicologica?
ecco i vari stadi del vaginismo così ben descritti, pensate, da John Lamont, che è un ginecologo canadese, 45 anni fa. E per noi medici è ancora essenziale riconoscere questo comportamento, ma è fondamentale che anche il partner sappia riconoscerlo. E allora la donna ha un vaginismo lieve, primo grado, se si rilassa, se lo spasmo del muscolo cede con la rassicurazione. Di secondo grado, se persiste nonostante ci sia una rassicurazione, un atteggiamento gentile da parte del medico che visita, della dottoressa o del partner, la paura persiste ancora di più creando un irrigidimento generale o addirittura possiamo avere un allarme fobico proprio con tutto il sognale, la sudorazione fredda, la tachicardia, come dicevo, le pulsazioni accelerate del cuore, perché c'è una situazione di allarme generalizzato. Qual è il punto? Che quindi questo vaginismo richiede un'attenzione alla mente incarnata nel corpo e un trattamento, ripeto, che abbia a cuore la neurochimica, il comportamento motorio e quindi il rilassamento dei muscoli contratti e naturalmente un aiuto psicoterapeutico. Importante l'altro grande dolore sessuale, la dispareunia, che indica, attenzione, il persistente o ricorrente dolore. Nell'altro caso c'è la difficoltà, c'è la paura come aspetto dominante. Qui è il dolore che domina ed è un dolore che si manifesta durante i tentativi di rapporto o di penetrazione o con un bruciore, un dolore che persiste anche dopo. E allora noi ci dobbiamo porre immediatamente delle domande cardinali. Dove fa male? All'inizio della vagina, della penetrazione o in profondità? Quando fa male? All'inizio del rapporto? Durante o anche dopo? E quali altri sintomi sono associati? Perché quanto più tempo passa tra i primi rapporti dolorosi e poi la diagnosi corretta, tante più patologie si sommano nel tempo. Ecco l'importanza quindi di riconoscere, se noi pensiamo alle patologie, tutte le patologie come un film, i primi fotogrammi e arrivare a dare poi una risposta adeguata. E allora, a seconda dell'età della donna, se è in età fertile o dopo la menopausa, e a seconda che il dolore sia superficiale all'inizio della vagina o in profondità, noi avremo la possibilità di fare delle diagnosi molto accurate sulle diverse cause e mettere in atto le terapie più appropriate. E allora la frase e soprattutto il concetto cardinale è che l'esame obiettivo, cioè la visita accuratissima e competente, è indispensabile per riconoscere tutti i diversi fattori che contribuiscono al e che causano il dolore genitale, il dolore sessuale, il dolore vulvare, perché solo riconoscendo i diversi affluenti del fiume del dolore noi possiamo poi arrivare a risolvere veramente il problema. Dovremmo allora dire poi se questo disturbo è primario, cioè comparso fin dai primi rapporti, o comparso dopo un periodo di benessere, i rapporti andavano benissimo, poi magari c'è stata una candida e da lì una cura antibiotica e cominciato tutta una serie di dolori e bruciori al rapporto. Valutare se sia presente in tutte le situazioni e con ogni partner, se ne ha avuto più di uno, oppure solo in una determinata situazione, per esempio dopo le cure antibiotiche. Se sia una causa biologica, psicologica o mista e se causi stress, sofferenza oppure no. Evidentemente quando una donna ha una situazione di questo tipo la sofferenza è notevolissima. Allora la prima certezza è che il dolore è reale. E questo vale per tutti noi, non solo per il dolore sessuale. Il dolore è una sirena d'allarme che si accende per un danno biologico alla salute. Va tempestivamente ascoltato da noi medici, ma anche dai partner e dalle famiglie, con rispetto e empatia, e diagnosticato con competenza. Perché solo se riconosciamo le cause biologiche del dolore anzitutto, possiamo curarle con pari attenzione e rispetto delle cause psicologiche. Ricordiamoci sempre che l'essenziale è invisibile agli occhi, soprattutto quando parliamo di processi biochimici e di patologie che hanno una lunga fase al di sotto della soglia di visibilità. E allora, fatta questa premessa di scenario sul dolore sessuale, vaginismo e dispareunia, vediamo le vostre domande. Ne ho scelta una molto frequente anche tra le mie pazienti. Ho fatto la depilazione genitale totale. Adesso però ho sempre la pelle secca, bruciori e dolore. Mia mamma dice, meglio se ti tenevi i peli. Allora, perché la mamma dice questo e ha ragione questa mamma? Devo dire di sì, almeno per quanto riguarda la peluria
vulvare. Perché? Perché la depilazione totale arriva a privare la vulva di uno scudo dinamico, molto protettivo, di tutti i tessuti genitali. L'essenziale è invisibile agli occhi. Che cosa c'è in questo scudo? Che cosa lo compone? Abbiamo un rivestimento lipidico di sebo che è impregnato e circondato, è proprio, diciamo così, mescolato letteralmente alle cellule che si desquamano e ai feromoni, di cui parleremo, perché sono fondamentali per l'attrazione sessuale. Importantissimo questo, diciamo così, questo tessuto intrecciato tra celluline, sebo e feromoni è abitato da un microbiota vulvare fondamentale, perché oltre a proteggere tutto il nostro tessuto vulvare, della cute vulvare, va anche a trasformare i precursori dei feromoni in molecole sessualmente attive. Ecco che allora, quando noi togliamo lo scudo, togliamo tutte le cellule desquamate, il sebo, i peli e il microbiota che abita questa zona, andiamo anche a ridurre nettamente quell'unicità del profumo sessuale che è unico, pensate, per ciascuno di noi, come l'impronta digitale o come la carta d'identità. E poi abbiamo anche dell'acqua, attenzione, dei sali minerali, aria, gas, per cui voi capite che quando noi togliamo questo film protettivo andiamo a ledere la funzione di idratazione, perché le funzioni sono mantenere l'idratazione, contrastare l'invecchiamento, mantenere naturalmente questa protezione, questo effetto tampone che ha anche questo scudo così ben strutturato da un punto di vista proprio architettonico, potremmo dire, ci protegge nei confronti, entro certi limiti, dell'attacco di batteri e virus e mantiene il profumo di donna. Che cosa possiamo fare? Prima di tutto non depilarci almeno la parte strettamente vulvare, tutto il resto va benissimo, ma poi possiamo reidratare, quando la pelle è così secca, con la vitamina E, con l'acido ialuronico, utilizzare un ultimo prodotto che ci interessa molto, perché ne parleremo e sarà veramente un ultimo strumento utilizzato nella pratica clinica, che contiene questa spermidina con l'acido ialuronico. La spermidina è una sostanza, una poliamina, noi diciamo, presente nel corpo di tutti noi, che ha una funzione fondamentale. Media la capacità delle celluline di eliminare al loro interno quelle parti dai polmoncini che si chiamano mitocondri, altre parti cellulari usurate, e quindi fa la manutenzione della cellula, ma aiuta anche la manutenzione dei tessuti, aiutando a modulare l'imitazione delle cellule che non sono più adeguate. In caso di secchezza, che poi accelera l'invecchiamento dei tessuti, state attente ragazze e giovani donne, ecco che la spermidina ci può anche aiutare a contrastare la secchezza e l'invecchiamento. Quindi, accanto ai molti presidi che già abbiamo, una new entry, perché è giusto condividere anche le novità che ci possono aiutare, ma prima di tutto prevenzione e ascoltare le mamme lungimiranti. Per saperne di più potete trovare moltissimi video, approfondimenti, schede mediche sul sito personale, sul sito della Fondazione o anche su Facebook. Magari quando avete una pausa di tempo può esservi utilissimo. Grazie ancora per l'attenzione, per l'ascolto, che sento molto concentrato, e ci rivediamo la prossima settimana, sempre su Focus Salute, per parlare di altri aspetti del dolore vulvare. Grazie ancora e a presto.